generazioni che stanno portando avanti questa lunga e lunghissima tradizione imprenditoriale della nostra città, con grandissima capacità di rinnovamento del proprio lavoro, e soprattutto perché appunto oggi visiteremo, come possiamo dire, definirlo, il cuore pulsante di questa collezione che negli anni Leopoldo Conforti ha messo insieme, che riguarda chiavi antiche, serrature, forzieri, che sono un po' il trait d'union tra il passato, che oggi vedremo, e l'attuale produzione. E Valentina vi spiegherà poi tutto quello che sarà il nostro diciamo, percorso di oggi attraverso quello che è la motivazione per cui questa collezione Clavis è nata. Ecco, Valentina poi vi spiegherà anche che alcuni anni fa ha pubblicato un libro monografico su questa collezione, che con delle foto incredibili racconta questa collezione che oggi avremo la fortuna di visitare. E quindi a questo punto passerei la parola a Valentina per illustrare un po' questa storia anche familiare e imprenditoriale. Grazie di essere venuti con noi. Grazie. Io posso però lasciare la parola a mio padre, che è l'autore anche di questa porta e di questa collezione, quindi è lui più esperto di me. Io acquisisco da lui, quindi entro in secondo piano. Io vi ringrazio di essere qui da noi oggi, è sempre un piacere per me vedere queste presenze interessate a questa attività laterale dell'azienda di cui mi sono personalmente impegnato e sono ancora impegnato nonostante siamo passati abbastanza anni. Ecco, allora due paroline di partenza. Questa azienda nasce con Silvio Conforti, che era mio padre, nel 1912. Quindi abbiamo fatto con molto piacere il centenario, una festa di centenario. L'azienda nostra nasce nel 1912. Siamo stati a Verona per un lungo periodo, sempre, fino sostanzialmente al trasferimento, siamo venuti qua. La parte finale di tutta la parte amministrativa dell'azienda è nel 2013, città, no, 2003. Ma già prima avevamo cominciato progressivamente a trasferire produzione, costruire questo stabilimento che avete visto così all'esterno, e quindi dal 2012 c'è questa parte finale che è importante per noi perché è totalmente soddisfacente alle attuali necessità del nostro mercato. E quindi io sono la prima generazione seguente a quella di mio padre, e siamo stati due fratelli per tanti anni, poi mio fratello è mancato e dirò che l'azienda ha avuto bisogno di me per tanti anni, adesso ho più bisogno io dell'azienda, perché l'azienda insomma, mi dà molto piacere consentirmi l'accesso libero e padronale ancora in questa azienda molto cara a tutti noi di famiglia. Valentina è la successione si accenna già a un ulteriore passaggio sì, perché ormai i nostri figli sono grandini, diciamo, non grandi, insomma, prossimi, più che adolescenti. Quindi proprio la tipica situazione di un'azienda che nasce da niente e che progressivamente raggiunge anche una certa capacità di investire. Sì, due parole solo veloci sull'azienda adesso, com'è e cosa fa. Scusa, volevo solamente dire una cosa. Finché noi eravamo ancora nella sede a Verona, questa azienda ha sopportato due guerre. La guerra del 15-18, sostenuta personalmente da mio padre, che è stato militarizzato, e il padre suo, che era per lui il ferroviere, che si è dedicato a mantenere in piedi quell'embrione aziendale. E lì più che altro era un'attività di riparazione di chiavi, di serrature, eccetera, che poi si è sviluppata, e quindi per tutta la prima azienda, per il primo periodo di guerra, era niente. Dopo l'azienda ha preso un suo sviluppo e siamo arrivati fino
alla guerra ultima, quella del 45. Ecco, no, due parole volevo dire sulla collezione che l'ha iniziata appunto mio papà più di 40 anni fa e che un po' alla volta è cresciuta chiaramente negli anni e adesso è diventata, penso, la collezione di chiavi e serrature, forziere, diciamo, più completa sicuramente in Italia e al pari di poche altre, insomma, all'estero per qualità e anche numerosità di oggetti che sono in mostra. Forse possiamo anche incominciare la visita perché tanto guardando gli oggetti si parla. Delle necessità di protezione, parliamo anche Cristo, c'è sempre stato un problema. Nascondere una chiusura con una porta, una struttura a baule, eccetera, ma la cui apertura viene fatta con una chiave e la toppa della chiave è sempre stata nascosta. O data la sensazione che sia da una parte invece nascosta la vera. Far perdere tempo al ladro, sostanzialmente. Anche questo si riproduce su questa porta. In modo moderno. Questa funzione classificante della sicurezza è tuttora attiva. Su questa porta la vediamo. Qui poi vedete una parte di comando per l'apertura e un'altra parte ancora. Perché se ci fosse qualche danno a questi congegni, c'è quella di riservare l'apertura di sono le aperture di soccorso. Nelle situazioni di sicurezza professionale sono sempre due porte, per cui una non funziona, si apre l'altra. Soprattutto è anche importante perché il concessionario delle combinazioni di aperture delle chiavi può star male quel giorno, non viene a pena, quindi c'è la possibilità di un'apertura di soccorso. Ecco, adesso allora, questa è una serratura autoalimentata, quindi non è alimentata né a batterie né a altro genere di corrente, ma ha una specie di dinamo interno, quindi ruotando velocemente destra e sinistra permette di dare la carica per poter fare il codice. Ma basta poco. Sì, basta pochissimo. Non tanto domani li cambierà. Comunque, senza l'apertura di questa serratura io non potrei estrarre il portamappa per poter inserire la chiave. Quindi, e anche in questo caso, quindi il portamappa fa da protezione al foro d'entrata della chiave, quindi non permette. Il portamappa è lo ritroveremo anche negli, vero? Anche nelle chiavi antiche, forse. Quindi è una. Sì, è chiaro, è un'evoluzione. È un'evoluzione, ma poi però il concetto si applica alla tecnologia, ma tanti concetti si trovano già nell'antico. Poi ci sono tre chiavi. Questo è importante da dire. Normalmente nel giorno della festa del patrono veniva aperto, preso tutto il contenuto e distribuito. Però c'erano tre chiavi. Con tre serrature distinte questo è 600, questo è 500, ecco, tutti questi hanno una chiusura particolare, così particolare che io non riesco più a aprire. No, ma è una bellissima cosa, però la differenza è che questi sono tutti pezzettini di serratura, questo invece è pieno e formato. È vero che alcune di queste chiavi avevano un lumino per poter illuminare di notte l'apertura, e si diceva anche questo. Quelli lì con lanternino. Con lanternino potevano servire per mettere la tomba di notte. È molto possibile che per esempio in questa chiave qua c'è dentro la scatola, queste sono chiavi a pistola. Questo c'è il numero quelle torri, poi guardate che meraviglia. Questo qua si conosce chi l'ha fatta. È un artigiano che faceva chiavi e anche armi di argenta. Infatti, questi due sono i castelli il castello di Ferrara. Questo invece è Toscana. Allora, queste venivano riempite da davanti. E esatto, perché andava a carica. Andava a carica. Poi qui veniva messa la pistola. Qua dentro c'era la pietra compagna, quello lì laggiù faceva la sentina, lì sotto lì c'è un foro, portava la sentina dentro la sentina per poter curare. Allora abbiamo fatto un'apertura un po'
furbesca direi, che dipende dall'altro mestiere. Abbiamo messo uno stocco di legno là per terra e questa l'abbiamo ribaltata di fianco sopra. Una serratura piccola così, senz'altro è una serratura a scrocco, cioè uno scrocco a molla. Battendola così, se siamo fortunati, si sgasa. Infatti, abbiamo messo una corda sulla maniglia della porta, tenendola tirata, da tutto là, due, tre, quattro volte, finché si è aperta. Allora abbiamo... quell'artigiano che aveva messo le chiavi, che aveva creato questa serratura bellissima, è stato una persona coerente, appassionata al suo lavoro. Mi ha lasciato un bigliettino, che purtroppo non trovo più, dove c'era scritto, è stato chiesto di togliere la serratura e di montare queste chiavi. Comunque i pezzi della serratura sono sotto la casaporta. Infatti, a prescindere, ho trovato tutti i componenti della serratura. Quello che non ho trovato non è chiaro.